A 42 anni dalla scomparsa di Roberto Corneo, i volontari AICIT, l'Associazione Intervento contro i Tumori, si sono ritrovati questa mattina al cimitero di Magenta per ricordarlo con un breve momento di preghiera. Roberto Corneo, e come solitamente ci piace fare, veniamo a fargli un saluto e ricordare quei momenti di sconforto che ci hanno veramente colpito per come ha anche sofferto e per come è stato portato via dai suoi affetti, dagli affetti dei suoi cari. E questa ragione è quella che ci ha sempre spinto a fare qualcosa per far sì che i malati di cancro, come lo è stato lui, riescano ad avere sempre le cure appropriate, ad essere assistiti. Oltre al tradizionale servizio di trasporto verso l'ospedale San Raffaele, AICIT ha incrementato la propria attività. Come ha spiegato il presidente Daniele Bolzonella, si è inserito anche uno stage per giovani delle scuole superiori. AICIT, che è nata 3 mesi dopo la sua scomparsa, proprio per perpetuarne il ricordo, continua nella sua lotta contro i tumori e quest'anno abbiamo pensato di allargare il nostro lavoro anche verso i giovani. C'è uno stage a cui hanno aderito sei ragazzi del liceo scientifico di Magenta e Bramante, che hanno già cominciato, hanno fatto già due incontri e speriamo appunto che possano fare anche un po' da passaparola con i loro compagni, in modo che presto avremo qualcuno di loro che possa darci una mano. Se non c'è ricambio le associazioni muoiono. Quindi noi vogliamo assolutamente che AICIT viva e ci stiamo muovendo in questo campo. Un'altra cosa che raccontiamo così sempre perché è sempre frutto della morte di Roberto, abbiamo sempre curato molto i tumori femminili, ci sono sempre stati a cuore e quest'anno abbiamo voluto a dare un'adesione molto ampia al programma di Breast Unit, che è proprio un occuparsi della donna dal momento della diagnosi fino alla fisioterapia, fino al sostegno psicologico e a tutto quanto concerne questa patologia. Quindi questo è un altro impegno che vogliamo portare avanti, che stiamo portando avanti e concludo perché direi che qui è meglio fare preghiere che parole. La cosa che ci ha confortato molto è stato che negli ultimi 2 o 3 mesi abbiamo avuto l'iscrizione di alcuni assistenti autisti che servono per accompagnare i nostri pazienti a San Raffaele per le radioterapie, ecco, in un numero che è più o meno il 15%, quindi un aumento considerevole, un aumento importante, che anche questo ci dà il polso di mantenere il nostro servizio, che è un po' il fiore all'occhiello dell'AICIT, quindi ci teniamo a proseguire. Io vi ringrazio a nome dell'AICIT della vostra partecipazione, vi invito a fare una preghiera a Roberto e come tutti noi continueremo ad andare avanti a ricordarlo e aggiungo a ricordare tutti i nostri morti, perché purtroppo questa patologia, il cancro, che ieri era la giornata mondiale contro il cancro, ha fatto milioni di vittime, quindi speriamo di riuscire a fare qualcosa di più. Grazie.